Allora, dottor Imbesi, una giornata pienissima, forse anche con un po' di stanchezza alla fine, però chiaramente ne è valsa la pena perché è stata un'occasione per confrontarsi direttamente con i giovani, ai quali ha dato un po' di messaggi in bottiglia, un percorso che non finisce oggi ma parte da oggi per quanto riguarda nello specifico della sua presenza sulla progettazione europea. La progettazione europea ha necessità di tanto studio alle spalle, quindi ho invitato i ragazzi a innanzitutto informarsi sui programmi che adesso sono cambiati nel nuovo settennio, a studiare quelle che sono le nuove dimensioni dei programmi e poi a cimentarsi. Dottore, tanta positività, tanti virtuosismi rispetto a questa problematica e poi anche ci sono stati anche degli interventi, non proprio critici, ma sicuramente interventi dai quali sono emerse delle criticità. Ecco, sinteticamente cosa si può migliorare ancora? Probabilmente l'approccio di chi presenta anche queste idee. Allora, innanzitutto la cultura generale, quindi il conoscere bene i programmi. Non si può immaginare che i programmi siano fatti ad uso e consumo e seguendo le regole che noi ci aspettiamo. Le regole sono generali, devono essere applicate in tutti i paesi e quindi ci si deve adattare noi alle regole e ai programmi che ci sono. Poi credere in quello che si fa e anche un pizzico di fortuna può aiutare. Dottore, sappiamo che deve andare via subito, vorremmo farle più domande, ma una sulla scuola, perché come redazione del giornale abbiamo seguito alcuni progetti del Comenius e anche del e-twinning. Ci chiedevamo stamattina mentre lei parlava, ma nelle scuole vi sono delle figure che sanno progettare, che possono, delle figure chiaramente insegnanti poi alla fine o magari che ne so amministrative, che possono dare una mano in questo senso, perché non so se la scuola è pronta per, ecco perché forse pochissime scuole partecipano a questi progetti. E devo dire che purtroppo questo è uno dei problemi che la nostra scuola italiana ha in linea generale, in particolar modo nella nostra regione. Non sono tantissimi i docenti o comunque la struttura tecnica amministrativa della scuola che è in grado di cimentarsi sulle progettazioni. Peraltro dicevo stamattina e confermo che secondo me la nuova dimensione dei programmi è leggermente più difficile del passato e quindi forse oggi necessita anche di un supporto maggiore. Da questo punto di vista noi siamo disponibili a supportare qualunque azione eventualmente le scuole vogliano fare, a meno che non abbiano appunto il personale adatto a potersi cimentare direttamente. Grazie. Allora, ambasciatore, una progettualità 2.0 mi verrebbe da dire, nel senso che rispetto alla sua idea iniziale di qualche anno fa, un'evoluzione chiaramente che tiene anche conto del contesto della partecipazione, anche probabilmente delle nuove esigenze che la sua iniziativa ha incontrato nel corso di questi anni. Sì, adesso cercheremo di attuare una sorta di convenzione fra l'associazione che decide delle borse di studio, Sviluppo Basilicata e o Basilicata Innovazione, in maniera tale da assicurare che chi riceve il premio di studio poi possa avere un sostegno tecnico ed eventualmente una guida finanziaria da parte dei due organismi regionali, in maniera tale che questo possa permettere un'attenzione e una realizzazione, un'attenzione verso l'iniziativa e una successiva realizzazione per assicurare a chi ha proposto l'iniziativa stessa il successo della sua idea. Ambasciatore, lei è un europeista convinto. Quest'oggi tante sono state le voci che si sono levate da questa bellissima sala, tanti europeisti convinti, anche tanti cittadini, non dico scettici, ma comunque hanno evidenziato qualche criticità. Qual è il suo punto di vista rispetto a questa unione di stati che stenta un po' a decollare, visto che ancora si parla di che insomma non tutte le realtà sono, non dico in simbiosi, ma che comunque hanno avviato dialoghi permanenti, ecco. Sì, ma il problema è esattamente questo: non siamo ancora riusciti a creare quell'insieme europeo veramente coeso e con gli stessi obiettivi che era stato previsto dai padri fondatori.
se si leggono le discussioni, le interviste di Spinelli, Schumann, De Gasperi, eccetera, eccetera, si vede qual è il gap fra l'ideale degli anni 40 e 50 e i risultati di oggi. È un dibattito che dovremo affrontare nei prossimi anni e che dovremo approfondire, soprattutto noi, secondo il mio parere, noi italiani abbiamo tutto l'interesse a sviluppare in quella direzione, cioè di una vera unione politica europea, perché è solo attraverso questo che riusciremo, attraverso questa unione, che riusciremo davvero ad avere un ruolo centrale in Europa e almeno nel Mediterraneo. Ambasciatore, nei mesi scorsi l'abbiamo fatta arrabbiare come redazione dell'Eco perché abbiamo detto di tutto, futuro sindaco di Lauria, futuro parlamentare, futuro tante cose, a parte la battuta che poi è stata anche una realtà, ma chiaramente a dimostrazione della qualità della persona, ovviamente. Però in coda al suo intervento ha parlato di un impegno più forte rispetto a queste tematiche che la stanno caratterizzando qui sul territorio in questi ultimi anni, con magari maggiori più incontri maggiori, più costanti nel corso dell'anno, è così? Sì, non c'è dubbio, questo è il mio percorso, l'ho detto, l'ho ripetuto diverse volte, mi piace molto interessarmi alla regione, al mio territorio, sarò più frequentemente presente perché sono più libero, sono a disposizione di tutti gli organismi, di tutte le persone che pensano di potersi avvalere della mia esperienza, con delle condizioni molto chiare, cioè a parte la mia indipendenza di opinione, ma soprattutto con l'esigenza di non togliere spazio ai giovani o ai meno vecchi, perché io ho realizzato una certa carriera, sono modestamente soddisfatto di quello che ho fatto, quello che riuscirò a fare in termini di, chiamiamolo volontariato, sarà tutto un di più e non sarà fatto soprattutto per me ma quanto per cercare di dare un contributo alla Regione Basilicata o alla Lauria. Per concludere davvero, ambasciatore, lei parla molto dei giovani, si rivede in questi giovani e si rivede giovane come questi giovani di oggi, ecco, vede delle analogie o delle diversità rispetto alla sua giovinezza? Ma guardi, noi abbiamo avuto della nostra generazione un percorso tra virgolette facilitato e agevolato. Loro hanno di fronte un mondo molto più complesso perché sono modificati tutta una serie di rapporti da quelli familiari a quelli nazionali a quelli internazionali. Quindi ammiro molto quei giovani che oggi trovano la forza per impegnarsi e per sviluppare tutte le loro iniziative. È un percorso che dobbiamo sostenere perché purtroppo a questa maggiore complessità ha pure messo da parte una serie di giovani che si sentono più deboli e che non riescono ad andare avanti. Questa è un lusso che non possiamo permetterci. Grazie ambasciatore. Buone cose.